Un caro saluto da Francesco Samani. Vediamo i quesiti di carattere psicoattitudinale e logica. Allora, questa parte è più relativa all'algebra. Scusate se non scrivo al meglio, ma voglio fare un video rapido. Allora, qui chiede il numero di soluzioni di un'equazione dipende. Quindi quante soluzioni avrà un'equazione? Dal numero di incognite, dal grado delle incognite, dal rapporto tra il numero delle incognite e il grado delle incognite, invece dal numero e dal grado delle incognite. Ricordatevi che la risposta è questa. Ve la potete pure imparare questa, dico quasi a memoria. Allora, continua. Un'equazione di primo grado, puntini puntini. Allora, A ha sempre una soluzione. B ha al più due soluzioni, quindi A al più due soluzioni. Può anche non avere soluzioni. Soluzioni lo scrivo così. D ha almeno una soluzione. Allora, un'equazione di primo grado, quando è determinata, ha una soluzione. E quindi, dopo aver svolto i calcoli, si arriva alla forma ax uguale b, in cui x è uguale b su a. Da questo si dice indeterminata se ha infinite soluzioni. Quindi, se a è 0, b è 0, rimane 0x uguale 0, e quindi è indeterminata. Si dice impossibile se non ha soluzioni di tipo reali, se a è uguale a 0 e b diverso da 0, quindi se diventa 0x uguale b, questa è indeterminata, questa è impossibile, ok? E quindi un'equazione può anche non avere soluzioni. Ha sempre una soluzione, assolutamente non è vero, quando ha una soluzione determinata è questa. Ok, andiamo avanti. Determina il risultato della seguente equazione. Quindi la parte scritta non ve la scrivo per niente, meno 4x più 8 meno x meno 1 uguale meno 5x meno 3. E le risposte A, B, C, D sono x uguale a 1, x uguale a 0, equazione impossibile, x uguale meno 1. Andiamola a svolgere rapidamente. Allora, conviene portare i termini dove compare l'incognita x tutti al primo membro. Quindi lo svolgo qui. Meno 4x meno x più 5x, portiamo i termini noti dall'altra parte, uguale a meno 3 meno 8 più 1, meno 4 meno x meno 5 più 5, questo se ne va e rimane 0x uguale meno 3 meno 8 e meno 11 più 1 meno 10. Ovviamente siamo nella forma, questa forma qua è impossibile, che 0x uguale b, quindi l'equazione è impossibile. Con questo vi saluto, vi ringrazio, mettete like, condividete, se ci sarà tanto seguito farò altri video di questo tipo. Buona giornata, buon lavoro a tutti, a presto.